C'era il pubblico delle grandi occasioni a Martina Franca per la prima del Festival della Valle d'Itria, che quest'anno prevede un cartellone di 5 titoli d'opera e di teatro musicale e 12 appuntamenti sinfonici e recital nello splendido scenario barocco e sullo sfondo di emozionanti paesaggi. Il Turco in Italia ha aperto la 49esima edizione del Festival della Valle d'Itria. Si tratta di una delle più celebri opere buffe di Gioacchino Rossini, composta sul libretto di Felice Romani, nell'edizione critica di Margaret Bent con la direzione di Michele Spotti per la regia di Silvia Paoli. Il presidente Michele Punzi ha saputo valorizzare la meravigliosa eredità lasciata dal compianto Franco Punzi e l'illuminata direzione artistica del maestro Sebastian Schwarz contribuisce a rafforzare il valore di questa manifestazione, che è uno dei festival più importanti ed apprezzati d'Europa. Straordinario l'omaggio del pubblico all'indimenticabile Franco Punzi. Questa è la prima edizione senza di lui, ma la sua presenza si percepisce ancora nell'aria. Sottosegretario Sgarbi ha criticato le scene di questa prima a Martina Franca, cosa si sente di rispondere? Ma no, per noi da 49 anni le critiche sono sempre un'occasione di crescita e di miglioramento, specie poi quando arrivano da un personaggio istituzionale così importante con un'intelligenza spiccata come quella dell'onorevole Sgarbi. Io sono stato abituato e mi è stato insegnato a costruire sempre ponti e mai muri, quindi io rinnovo l'invito al sottosegretario Sgarbi a venire a Martina Franca ad assistere a uno dei nostri spettacoli e ad vedere che cosa fanno 400 persone che lavorano a Martina Franca in questo periodo. E poi un festival che suscita anche discussione, che suscita anche critica, che suscita dissenso, vuol dire che è un festival vivo, vivace, che può guardare al futuro con grandissima fiducia e con grandissimo coraggio.